Anticipazioni un posto al sole e news. Susanna avrà una vita finalmente più serena. Un posto al sole continua ad appassionare il pubblico di Rai 3, attraverso le sue storie, non solo legate a tematiche amorose, ma anche ricche di riferimenti di brulicante attualità. Tra le attrici giovanissime più amate dal pubblico, figure sicuramente Agnese Lorenzini, che impersona la figlia di Adele, ovvero la bellissima Susanna Picardi. Mesi addietro, la giovane avvocatessa è stata al centro di un vero e proprio giallo, in quanto è stata aggredita e ridotta in fin di vita, dal rider del caffè Vulcano. Quando si è svegliata dal coma, ha trovato accanto a sé Nico Poggi, il quale l'aveva abbandonata all'altare, dopo aver scoperto il bacio che la ragazza aveva dato al magistrato Eugenio Nicotera. Dopo il bruttissimo evento che l'ha vista protagonista, la ragazza è andata a vivere con Nico ed il piccolo Jimmy. Ora, però, è momentaneamente lontana da Napoli in quanto si sta preparando per superare l'esame, per entrare in magistratura. L'attrice, intervistata da un noto settimanale, ha fatto delle importanti rivelazioni sul futuro del suo personaggio, annunciando che, prossimamente avrà una esistenza più serena. Qualche tassello della sua vita, dopo le recenti burrasche, si metterà a posto. Poi, però, le cose potrebbero nuovamente cambiare. Perché? E ci chiediamo. Susanna e Nico hanno in programma di convolare a nozze. Ciò accadrà davvero? A Napoli, da un po' di tempo, sono ritornate le gemelle Cirillo, Manuela e Micaela. Quest'ultima è la mamma di Jimmy. La donna finirà per insinuarsi nella loro relazione, al punto da arrivare a bloccare le nozze? È tutto da scoprire. Agnese Lorenzini, infine, ha affermato di avere in comune con il suo personaggio la determinazione nel raggiungere gli obiettivi preposti. Per il resto, sono molto diverse. Susanna è un avvocato, sempre in ordine, cura molto il suo aspetto sia fisico che interiore. Lei, invece, è l'esatto opposto. Fuori dal set, si trucca raramente e preferisce outfit sportivi. L'attrice, inoltre, crede molto nell'amicizia e nell'amore. Inoltre, è felicemente fidanzata ed è un'attivista, nel campo dell'ambiente e dell'ecologia. E, grata al suo lavoro di attrice in quanto, attraverso i più svariati canali, può sensibilizzare la gente su tematiche importantissime. In futuro, ha in programma di dedicarsi al teatro ed ha in mente di realizzare un progetto televisivo molto interessante. Insomma, Agnese è una ragazza piena di risorse, proprio come il personaggio che impersona. Un posto al sole tornerà prestissimo con storyline avvincenti ed adrenaliniche. Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline: Diego ferito dagli uomini di Lello Valsano. È da diverso tempo che Diego Giordano non prende parte ad una storyline di primaria importanza. Ebbene, le cose stanno per cambiare in quanto, tra non molto, il figlio di Raffaele sarà al centro della scena. E purtroppo, la vicenda che lo riguarderà sarà tutt'altro che felice. Il giovane, suo malgrado, si ritroverà coinvolto nelle trame del padre e di Nicotera, rischiando addirittura di perdere la vita. Tutto comincerà quando, gravato dalle continue minacce di Lello Valsano, Raffaele, sempre più sotto pressione, riceverà un nuovo e agghiacciante avvertimento. Ed esso vedrà protagonista proprio Diego. In circostanze tutte da chiarire, il giovane si renderà protagonista di un incidente spaventoso. E il portiere di Palazzo Palladini, spaventatissimo, dopo aver analizzato attentamente gli eventi, perverrà ad una triste conclusione. Distrutto Raffaele, anziché raccontare il suo segreto ad Ornella, Viola ed Eugenio, preferirà confidarsi ancora una volta con Elvira, finendo per commettere un gravissimo errore. In aggiunta a ciò, l'uomo riprenderà a vedersi di nascosto, con la mamma di Samuel e pare che, questa volta, non tutto andrà secondo i suoi piani. Rumoreggia, infatti, che qualcuno li beccherà insieme, in atteggiamenti compromettenti. Di chi si tratterà? Nel frattempo, i comportamenti freddi e schivi del Giordano insospettiranno non poco la moglie, determinata a vederci chiaro. Raffaele, inoltre, con il suo ostinato silenzio in famiglia, non sta facendo altro che attirare ancora più sospetti su di sé. E non è finita qui, perché presto assisteremo a degli sviluppi tragici ed inimmaginabili, come ha lasciato intendere l'interprete di Viola Bruni, Ilenia Lazzarin, sulle sue pagine social. Non perdete i prossimi appuntamenti. Anticipazioni un posto al sole.
Riccardo e Rossella si riavvicinano, e intanto Stefano e Virginia, protagonista delle prossime puntate di Un Posto al Sole, sarà, ancora una volta, Stefano Crovi. L'uomo è giunto a Napoli per riappacificarsi con il fratello Riccardo, in merito al tradimento ai suoi danni con la consorte Virginia. Ma c'è dell'altro. Si è trasferito nella città partenopea anche per concordare la vendita della proprietà di famiglia. Riccardo, però, non ne vorrà sapere di appoggiarlo ed anzi farà di tutto per non aprire lo scottante argomento. Tra i due, dunque, ci sarà un aspro dialogo che scatenerà in Stefano un eccesso di nervosismo che coinvolgerà anche una terza persona. Ed ovvero Nunzio Cammarota. In assenza di Silvia, partita alla volta di Bari, per raggiungere il suo amato Giancarlo Todisco, al Caffè Vulcano ci sarà uno scontro fisico tra i Crovi e il figlio di Franco, che innescherà una serie di conseguenze molto gravi. Ulteriori anteprime indicano che Virginia verrà messa al corrente di tutto ed accoglierà lo sfogo del cognato, finendo per tradire una seconda volta Riccardo. La dottoressa Rinaldi, che sta bramando per sistemare il suo matrimonio, mente? In realtà non desidera riappacificarsi con il consorte, così come sta facendo credere? E soprattutto, quando e se la notizia giungerà alle orecchie di Rossella e Riccardo, cosa accadrà? La Graziani, da qualche settimana, pare aver rinunciato all'idea di un futuro insieme al dottore. Michele, in aggiunta a ciò, mal sopporta il modo in cui Riccardo entra ed esce dalla vita della figlia. Per il giornalista, la tensione in cui la fa vivere sta compromettendo anche la sua carriera lavorativa. Nei prossimi episodi, però, ecco che assisteremo ad un timido riavvicinamento tra i due dottori. Tutto comincerà quando Riccardo prenderà una decisione inaspettata, merito alla vendita della proprietà di famiglia. E questa sua scelta contribuirà non solo a calmare gli animi con il fratello, ma anche con Rossella. E ci chiediamo, Virginia come reagirà di fronte a tutto questo? È tutto da scoprire. Anticipazioni Un Posto al Sole. Prossime storyline. A Procida accadrà l'impensabile. Marina Giordano è ritornata a Napoli. E ad attenderla ci sarà una enorme delusione. La donna, infatti, scoprirà che Lara si è trasferita a casa di Ferri e che una cena con Cristina ha contribuito a distendere gli animi tra loro. L'imprenditore, però, nonostante la gravidanza della sua ex complice, non intende rinunciare a Marina. La Martinelli, quando apprenderà del ritorno della rivale, andrà su tutte le furie e cercherà di accorciare sempre più le distanze tra la sua rivale e Roberto, in modo da legare quest'ultimo a sé per sempre. I suoi sforzi, però, si riveleranno fallimentari. Il tycoon, più volte, ribadirà di non amarla. E sarà così che Lara, disperata, cercherà di interferire nelle decisioni in ambito lavorativo di Roberto, in modo da non consentir GLI di restare solo con la Giordano. A breve, Marina, Lara e Roberto si trasferiranno a Procida. Non si conoscono ancora i motivi che li spingeranno fin lì. E lì, nella meravigliosa isola campana, accadrà l'impensabile. Stando ad alcuni rumors, i personaggi che andranno in esterna rischieranno qualcosa. Ed avrà da perderci perfino un insospettabile. Ci aspettano serate infuocate, non perdetele. Anticipazioni Un Posto al Sole. La scelta di Chiara Petrone. Come già visto alcune settimane fa, il ricatto subito da Roberto Ferri e da Lara Martinelli ha costretto Chiara a confessare alla polizia un particolare importantissimo sull'incidente che ha portato alla morte del padre. Era lei alla guida dell'auto. La Petrone, a breve, dovrà affrontare un processo e dunque potrebbe finire in carcere. Sarà per questo motivo che la giovane, nei prossimi appuntamenti in onda su Rai 3, prenderà una decisione che ferirà qualcuno, ovvero il suo fidanzato Nunzio Cammarota. Dopo essersi confidata con la madre del ragazzo, Katia, Chiara deciderà di lasciarlo, in modo da liberarlo totalmente dai problemi che gli stanno rendendo la vita difficile. Come è facile immaginare, il Cammarota non ne vorrà sapere di chiudere la frequentazione, e sarà così che farà alla ragazza una proposta importantissima. Chiara, cosa farà? Risponderà di sì? Al momento vige l'assoluto riservo sulla faccenda. Quel che è certo è che Filippo Sartori avrà un ruolo di primo piano nella faccenda e addirittura si vedrà assegnare dall'imprenditrice un incarico molto prestigioso. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo presto.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.